libro Antologia Caffè di Napoli, curato da sottoscritto e edito da Compagnia di Trovatore. Ringrazio innanzitutto chi ci ospita, oltre a voi, prima voi, e poi chi ci ospita, Enzo De Rosa, Chiara Pavolini e Anna Maria Bonfantino, che sono molto gentili e affettuosi anfitrioni che ci ospitano in questa presentazione. Vorrei anche ringraziare il professor Giulio Ferroni che ha firmato la prefazione di questo libro, un ordinario storico di letteratura italiana all'Università Sapienza di Roma, e poi anche ringraziare la nuova ditta che si chiama Camo, un nuovo marchio italiano dell'Espresso, che ha voluto stare con noi non soltanto per aumentare la tiratura del libro e per aumentarne ovviamente la diffusione, ma anche per aiutarci a effettuare una donazione in favore di un'associazione che si chiama Save the Children, cioè un'associazione internazionale che interviene per lenire i mali che affliggono l'infanzia nei paesi della guerra, delle calamità, delle diseguaglianze, dei maltrattamenti. Per cui grazie a questo nostro sponsor. Il punto in effetti è che alla fine, fatte le spese, invieremo una somma per acquistare delle lavagne, per acquistare dei banchi, per acquistare del materiale scolastico, perché Save the Children vuole assolutamente che noi insista, come c'è la donazione, per fare gli acquisti di questo genere, per riempire le aule scolastiche. Volevo anche dirvi grazie ovviamente ai 25 autori. Questo è un libro che è nato un po' un anno fa al Gambrinus, quando abbiamo presentato, diciamo, il progenitore di questo libro, il padre di questo libro, si chiamava Caffè a Toledo. Era una raccolta di 8 racconti scritti dai grandi autori della letteratura partenopea contemporanea, 5 autori napoletani, da Michele Prisco a Luigi Compagnone, Domenico Ria, Raffaella Capria, e poi 3 autori, diciamo, di carattere di indole straniera. Uno è oriundo libanese, che era Sami Fayyade, poi è diventato un commediografo napoletano molto bravo. Poi c'era l'altro è Giuseppe Piera, che è uno scrittore spagnolo, e l'altro è Jean Noël Stefano, che tutti voi ricorderete perché ha diretto l'Istituto francese di Via Crispi per molti anni. Durante la presentazione c'era Maurizio Di Giovanni, che stiamo attendendo, e l'assessore della cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, e tutti e due, sia Maurizio Di Giovanni sia Nino Daniele, perché non fai un libro, non curi un libro con autori contemporanei e esteso questo libro a tutta la città? E così in un anno io sono riuscito, con non poca fatica, a radunare 25 autori, 25 scrittori che hanno riempito questo volume con altrettanti racconti. E sono qui questi autori. Naturalmente questo libro nasce in qualche modo una sorta di geografia letteraria della città, una sorta di metafora di cosa significa il caffè per una città come Napoli, no? Il caffè è un'icona, un po' come San Gennaro, anche se poi negli ultimi tempi si è un po' parlato e straparlato del caffè, nel senso cioè che se ne è parlato anche male, come sapete qualche rubrica televisiva ha parlato male del caffè, così come un altro settimanale ha parlato male della pizza. Vuol dire Napoli sta diventando una sorta di Croce Rossa, no? Abbiamo tante sofferenze, tante cose di cui dolerci e di cui soffrire naturalmente noi napoletani, però qualcuno poi spara un po' contro Napoli anche in maniera fuori luogo. Il caffè è una semantica duplice, il caffè come locale, come bar, e invece poi un caffè come bevanda, per cui abbiamo due significati in uno. Evidentemente poi il caffè nasce anche da questa sortita dell'andare a prendere il caffè. Noi a Napoli diciamo andiamo al bar, andiamo a pigliare, a prendere un caffè, nemmeno a bere un caffè, perché questa è quello che noi diciamo dal punto di vista proprio del nostro dire e del nostro fare quotidiano. Andiamo a prendere un caffè, andiamo a pigliare un caffè. Bene, io avrei finito, adesso vi presento la nostra prima piana, l'Università Federico II, sono famosi i suoi saggi su Dante Alighieri, su Jacopo Sannazzaro, su Giordano Bruno e anche su alcuni rappresentanti della scena teatrale napoletana. Pasquale, a te. Grazie.
l'applauso ovviamente per Antonio Toma. Ah, c'è Maurizio. E allora un applauso a Maurizio. E vedo che anche la sala è oramai gremita e possiamo dare inizio alla presentazione. Come ha scritto Nina Bundera, ogni libro dialoga con i libri precedenti e questo ovviamente vale anche per i romanzi e anche per i racconti o per una raccolta di racconti. Applicando quello che dice Nina Bundera alla nostra raccolta Caffè di Napoli, ma è come questa volta la cosa è vera, cioè questa raccolta è figlia della raccolta precedente, Caffè a Toledo, la quale a sua volta è una ristampa, aggiornata credo, di una pubblicazione del 1992, Napoli guide, e di questo ci parla con dovizia di particolari Pier Antonio Toma nella sua introduzione, che vale per noi come dire una linea di percorso che adesso seguiremo. In questa prima raccolta abbiamo Caffè a Toledo, 8 racconti di 8 narratori, di cui oramai purtroppo solo Raffaele La Capria è tra di noi, credo. E questo Caffè di Napoli, il figlio di Caffè a Toledo, è, come ha spiegato per Antonio Toma, un progetto condiviso da alcuni amici, quelli che lui ha citato, l'assessore Nino Daniele, speriamo che venga, e Maurizio De Giovanni. E questo viene esplicitato da Pier Antonio Toma nella sua introduzione, laddove ci parla di questo progetto, che è il progetto di dar voce agli scrittori contemporanei per costruire una geografia attuale del binomio caffè, quindi locale e bevanda. E a mio avviso un progetto che può sembrare legato al folklore locale, ma invece vedremo è un progetto interessante perché attraverso il caffè locale trattino caffè bevanda, questa raccolta ti permette di attraversare la città di Napoli, che per noi rimane sempre anche in questi racconti un po' città del mondo. Parla del Vittorio Buongiorno, ci parla di un caffè inesistente, il caffè che contiene tutti gli altri caffè, il caffè multiverso che è dovunque e sempre. Se da questi 25 ne sottraiamo 24, la firma con Arguzia, Giulio Ferroni, se da questi 25 ne sottraiamo uno, ne restano 24, ovvero abbiamo gli 8 scrittori moltiplicati per 3 del precedente volume, e i numeri sono significativi e possono dirci qualcosa. E voglio anche spendere una parola, perché no, per Cavo. Ecco, questi imprenditori che, viva Dio, finanziano anche la cultura, a mio avviso vanno apprezzati e vanno anche, a mio avviso, come dire, stimolati. Ecco, si dice sempre che la cultura italiana non trova sponsor, in questo caso Pier Antonio Toma ha trovato uno sponsor e noi siamo grati allo sponsor. La raccolta ci parla di Caffè di Napoli. Io vorrei in un certo qual modo come dire, sdoganare questa raccolta per parlarvi dei caffè di Napoli, ma partendo invece da un caffè di Londra. E lo faccio con un racconto che subito mi è venuto in mente non appena ho ricevuto il libro Caffè di Napoli. Il racconto che tutti quanti noi conosciamo di Edgar Allan Poe, L'uomo della folla del 1840. Non leggo tutto, leggo qualche stralcio e commento, perché per noi può essere un punto di riferimento per parlare dei racconti sui caffè di Napoli, partendo da un caffè di Londra. Tutto questo serve a creare una dialettica tra le letterature d'Europa, senza limitarci a parlare solo della letteratura italiana. Scrive Leo, protagonista, Leo narrante di questo racconto: or non è molto, sul finire di una sera d'autunno, me ne stavo seduto dinanzi all'ampia vetrata del caffè di a Londra. Ecco, ci troviamo in un bar di Londra, siamo ovviamente nel primo 800, vero caro
Maurizio. E Dio narrante che l'alter ego di Edgar Allan Poe dice di essere stato ammalato e ora è finalmente convalescente, entra nel bar, come noi tutti sappiamo, questi caffè, scusate, gli inglesi sono dotati di vetrine che permettono dall'interno di guardare l'esterno. Del resto è Londra, è settembre, a Londra fa freddo anche d'estate, è settembre fa ancora di più freddo, allora si conviene stare all'interno. E dall'interno cosa fa Leonard Ratte? Guarda l'esterno, guarda i passanti. Da principio le mie osservazioni furono di natura astratta e generalizzatrice, consideravo i passanti in quanto masse, correndo col pensiero solo ai loro rapporti collettivi, ma a poco venni ai particolari e con minuzioso interesse mi applicai ad esaminare la varietà dei tipi nei loro abiti. I santi sono persone benestanti, ma man mano che avanza la notte, il buio, ecco che davanti a quel vetro del bar incominciano a passare personaggi pericolosi, i tagliaborse e quindi gli scippatori. E poi dopo i giocatori di professione, come vedete, vanno avanti fino a che, e qui io mi fermo, a un certo punto passa un signore che ha una fisionomia di un vecchio di 65 o 70 anni, mi attrasse. Ecco, allora a questo punto chi è nel bar, ricordate, attratto dalla fisionomia di questo signore sui 65-70 anni, che potrebbe benissimo diventare un modello, dice Poe, per raffigurare il demonio. Attratto da queste fattezze fisiche di questo passante, ecco, mette subito il soprabito, esce e decide di inseguire quest'uomo. È inutile dirvi, perché tutti conoscete questo racconto, come finisce. Questo signore cosa fa? Corre per le strade di Londra e per i vicoli fino a che non incontra gruppi umani, le piccole folle, e si sente vivo questo personaggio quando è in contatto con la folla, ma quando quella folla poi si disperde nei vicoli, ecco che di nuovo è in affanno quel signore dalle fattezze diaboliche, fino a che poi non incontra un altro gruppo, un'altra piccola folla. Ecco, lui è l'uomo della folla che vive quando è in contatto con la folla e si perde nella folla. E così via di seguito. E certo, dice Poe, io di quel signore di più non sono riuscito a sapere, né sono riuscito a entrare nel suo animo. È come uno di quei libri tedeschi di cui non si riesce mai a capire il senso. Di Marosia, credo, Castaldi. E questo Gambrinus, che è per tutti quanti noi il bar dove andiamo a consumare il cornetto e il caffè di mattina, io il caffè con il cornetto con la Nutella, sono curioso di questo, mio caro, vuoto non mi piace, visto che faccio il peccato, lo faccio come si deve il peccato, punta sui personaggi che entrano nel Gambrinus. Ma non è un mondo, il Gambrinus, isolato dal mondo della città. Continuamente la scrittrice, in questa è la sua bravura, mi ha visto con delle piccole tessere fa dei riferimenti alla città. In questo caso, ad esempio, dice che è un vecchio ingegnere dell'Italside, che è la fabbrica dismessa. Ecco, basta questo flash come un raggio di luce che ci fa capire tutta la problematica con cui anche la politica oggi si sta confrontando, no? Con questo Tassiner, con la città della scienza, eccetera, eccetera. E questo Sartori è un personaggio che all'interno del Gambrinus viene preso dai suoi ricordi. Ecco, allora che è un personaggio che ricorda se stesso e ricorda la propria vita in modo particolare, essendo vecchio, ed essendo vedovo ricorda anche la moglie scomparsa. E questo personaggio di cui la scrittrice ci dice le ragioni di vita, il suo punto di vista, è un personaggio che osserva in particolare
quelli che entrano nel bar, il bar un po' della borghesia, come, come ci viene detto, frequentato dalla borghesia. E lo stesso personaggio Sartori allunga poi lo sguardo oltre le vetrine, oltre le porte, per vedere quelli che passano per strada. Ecco allora, come dire, la polifunzionalità del nostro personaggio, che guarda l'interno e guarda l'esterno, ma guarda soprattutto se stesso, dentro se stesso, il mondo dei suoi ricordi lieti e in molti casi tristi. Siamo all'inizio, no, di Piazza Trieste in Trento, siamo all'inizio poi di via Toledo. Alla fine di via Toledo e alla fine anche della raccolta c'è il, come dire, il racconto di Silvio Perrella, Il caffè che non c'è. Il titolo mi ha subito incuriosito, dovendo tutti parlare di un caffè che esiste, mio caro amico Silvio Perrella ha deciso invece di parlare di un caffè che non c'è. Qual è questo caffè? È un caffè che dire, è costituito da un'ampia terrazza, gli si dice, a mezza altezza sopra Piazza Dante. E da questo terrazzo, da questa terrazza, egli guarda ora in direzione dell'emiciclo vitelliano di Piazza Dante, ora invece dall'altra parte, alla parte opposta, ed è la parte da cui egli può dominare il Cavone dall'alto. Qui se ci fosse il tempo sarebbe anche interessante leggere qualche straccio, ma io credo che il tempo è tiranno. Non c'è. E infatti, fatto veloce, non c'è. Ho capito che devo andare verso le conclusioni. Soprattutto non deve parlare di quelli che verranno a lettere. Soprattutto non deve parlare proprio di quelli, detto che, quelli che saranno letti. Te lo dico sempre in caso nel non dico più niente, la cosa del caffè, ma poi lo sberleffo finale, no? Di questo Silvio Perrella, non solo ci parla di un bar che non esiste, ma poi ci parla anche di una bevanda che beve, che non è il caffè, ma è il tè, lo sberleffo finale del. Allora, Gambrinus, abbiamo detto, all'inizio di via Toledo, Piazza Dante alla fine di via Toledo, ma tutto questo mi consente anche di ricordare un racconto d'inizio novecento, un racconto di Roberto Bracco, e qui è un racconto che non è compreso, ne posso parlare, un racconto di, non vorrei buttare la sua sensibilità, un racconto di Roberto Bracco, dal titolo, sentite, qui la cosa diventa seria, Psicologia di via Toledo, in autori vari, Napoli d'oggi, Napoli, Pierlo 1900, cosa fa? Questo grande scrittore Roberto Bracco, purtroppo maltrattato dalla nostra storia letteraria e forse anche da voi dimenticato, passa in rassegna alcune delle caleidoscopiche fisionomie di via Toledo e la sua attenzione si ferma, siamo nel 1900, su una nidiata, sulle nidiate di bambini poveri che in una notte d'inverno sonnecchiano davanti ai magazzini. Sono bambini senza genitori, bambini abbandonati dai genitori, bambini che sono anche scappati dall'albergo dei poveri, che era una istituzione di solidarietà umana sin dal tempo dei Borbone. E Bracco non apre la porta dell'emozione del suo cuore, ma leva forte la voce della denuncia. Questi bambini sono davanti ai magazzini e sono davanti a un bar di via Toledo. Sentite, inverno, tempo piovoso, ore 3 della notte. Io, reumatizzato e un diavolo per capello, il lastricato è coperto di moto, qua e là qualche pozza luccica vividamente sotto i riflessi sciarpi dei pochissimi fanali scampati alla strage dei lumai frettolosi. Le fiammelle sopravvissute funzionano, in sordina. Sui gradini di marmo di alcuni magazzini, nidiate di fanciulli e di fanciulle seminudi, accatastati come fantocci, formando delle masse in cui non si distinguono più né teste né piedi, sonnecchiano in una specie di letargo. Quel bugigattolo tetro che è il caffè di Savoia, cercando di capire se esiste ancora, no, questo caffè Savoia, mi pare che non esiste più, che è il caffè di Savoia, caffè di notte e giorno, tra virgolette, pochi dormienti di questi bambini, con innanzi la tazzolina vuota, cavezzandosi e inchinando il capo a destra e a sinistra, aspettano, chissà perché, che la notte passi. Toledo, 1900, è una spelonca paurosa, è l'anticamera di un cimitero,
e la derisione della civiltà con questi bimbi abbandonati di cui nessuno si occupava. E questi bimbi abbandonati, come è stato dimostrato da numerosi studiosi di storia e di sociologia, erano il terreno fertile su cui la Camorra agiva per trovare i propri adepti, i figli della Camorra, le nuove leve della Camorra. Maurizio De Giovanni, con una bravura che tutti quanti noi conosciamo, ma la bravura gli viene riconosciuta anche a livello internazionale, ci parla nel suo racconto di questa caffettiera di Piazza dei Martiri. Maurizio De Giovanni oramai, come dire, è uno scrittore che ama sedurre il lettore fino alla fine, fare il lettore solo alla fine, nell'ultima pagina, possibilmente nell'ultimo libro, nell'ultima parola, capisce realmente come aggregare le tessere del suo romanzo o del suo racconto. Fino a quel momento tutto è provvisorio, alla fine ci sarà la tessera che vi costringe a spostare tutto e a ridisegnare il romanzo o il racconto. Ebbene, parla, se ricordo bene, di un vecchio, di un uomo anziano, un avvocato, il quale si reca con la sua compagna di Cicchio. Si reca con una donna più giovane di 10 anni. La cosa più interessante è che, arrivati al bar, no? Intanto Maurizio Giovanni cosa fa? Gli fa sentire il tempo, il sole con i suoi ultimi raggi gioca con il leone, uno di quei quattro leoni, uno, e quindi sappiamo il tempo. Pino, l'imperatore, che si chiama Seccia, via Santa Brigida. Pino, io non ho avuto modo di verificare se esiste o no questa, esiste Seccia proprio, si chiama, e forse è preparato, io molte volte mi fermo quando andavo a Castelnuovo a lavorare. Ah, va bene, stavo attento a quello che tu hai detto nel percorso. Allora, in questo bar Seccia di via Santa Brigida cosa succede? Anche qui niente, un certo Arturo Bonavita, 40 anni, ai lui scapolo, buon per lui scapolo, condizione ottima. Allora, non, dice Pino Imperatore, non era scaramantico, ma diversamente superstizioso. Non credeva al malocchio, ma, come dire, come tutti quanti noi, era munito di corni, di gobbi, eccetera, eccetera. È un tipo, questo, che è veramente un reperto archeologico. Non so perché, dice Pino Imperatore, si è laureato in lettere, come anche il suo amico che appare in questo racconto. Poi mi devi spiegare perché mi hai fatto laureare in lettere. Finissero a lavorare allo sportello bancario del Banco di Napoli. Tu che lavori al Banco di Napoli? No. No. Mai lavorato. No. Non è che quello lì voleva fare qualche allusione, la scrittura. E allora cosa succede? Questo, come dire, ogni qualvolta fa un complimento ai propri clienti della banca, le cose vanno male al cliente, ma mi sembra che il suo conto stia andando bene. Poi lo torna a casa e il conto del suo cliente è andato capomorto, è andato malissimo. Quindi tutto quello che lui dice si tramuta in un influsso negativo. Non è andato di cuore anche con l'esercizio che mi ha invitato a svolgere. Vorrei anche a questo punto presentarmi l'Italia di Cinque, non ha bisogno. È stato molto difficile scegliere un racconto, diciamo, tra quelli più consistenti, perché tutti i racconti sono veramente bellissimi, quasi la metà degli autori è presente, io veramente li ringrazio perché hanno non solo centrato l'argomento, che appunto l'anno scorso ero presente anch'io alla prima stesura di quella degli 8 autori di Downtown. E devo dire che è stato veramente molto difficile. Ne ho scelto uno iniziale e, se avremo tempo, uno alla fine. Naturalmente io speravo di poter leggere con Maurizio il dialogo dei due, ma ovviamente no, perché è un piccolo giallo ed è giusto che lo si legga per conto proprio, come è giusto che alcuni racconti di alcuni degli autori vadano letti tra sé,
so come dire, altri sono bellissimi ma hanno meno il tema del caffè, qualcun altro era eccessivamente lungo. Io ritengo che il racconto vada letto tutto, di un libro si può leggere una parte di un capitolo, si possono leggere più letture, ma un racconto va letto tutto. E il prescelto per il primo racconto è stato quello della caffetteria Macario di via Cervantes di Aldo Putignano, che ho avuto il piacere insomma di vedere qui tra gli autori presenti. Veramente non me ne voglia nessuno, perché è molto difficile poter scegliere sia tra gli autori che conosco che quelli che non conosco, ma questo di Aldo è un racconto simbolico di quello che il libro, secondo me, voleva raccontare, e anche si presta di più alla lettura e all'ascolto. La prima volta che il signor Rosato entrò nella caffetteria Macario, probabilmente nessuno se ne accorse. La caffetteria si era rinnovata da poco, con energia ed entusiasmo il nuovo proprietario, Gennaro Macario, aveva trasformato in meno di 2 anni il vecchio bar Sarti in un ampio locale alla moda, con un lunghissimo bancone a forma ovale ad attirare la curiosità dei passanti. Con le belle giornate, la folla che si riuniva presso i tavolini esterni aveva riempito la piazza di una vitalità improvvisa che sembrava aver contagiato perfino le austere pareti della Banca d'Italia. Al contrario, Rosato era un tipo prudente e riservato, e così per ordinare il suo primo caffè scelse un tavolino nell'interno sul fondo della sala. Intanto una coda dell'occhio già scrutava con una mescolanza di paura ed attrazione quella gran folla che girava lì intorno. Chi fosse? Nessuno poteva dirlo con certezza. Si sussurrava fosse un attore professionista o comunque un abile mestierante giunto in città in cerca di qualche impiego. Aveva un abito scuro, un cappello ormai fuori moda e, come le sue scarpe di tessuto, sembrava anch'egli logorato dall'uso. Il proprietario lo prese in simpatia e tale affabilità fece di lui un cliente abituale. Appollaiato in un angolo ricolmo di carte e documenti dal contenuto misterioso, iniziò a confondersi ben presto nell'arredo, con la sua figura sottile, a separare le locandine incorniciate al muro che rimandavano al più noto Macario del cinema. Votate per Venere, Febbre Azzurra, La Bisbetica Sognata, Pericolo Rosa. Gli anni 90 sembravano gravidi di sogni e di belle aspettative, ma già in quei tempi beati il futuro giustificava un qualche timore, per cui essere rassicurati in proposito, sebbene da uno sconosciuto, certo male non era. E magari questo dovette pensare Rosato il giorno in cui decise di uscire dal suo abituale riservo e, dopo essersi avvicinato ad uno sbandito gruppo di giovanotti e atteso che uno di questi finisse con tutta calma di sorseggiare un caffè, esordì: che fortuna, oggi è proprio la sua giornata, la mia giornata. E perché mai? È chiaro, il caffè non beve. Il caffè? Che c'entra il caffè? L'effetto era raggiunto. Rosato poté allora dilungarsi in lunghe, articolate argomentazioni da cui si ricavava, e non aveva alcun dubbio a un proposito, che nel fondo del caffè appena bevuto era lecito intravedervi un pomeriggio radioso. Magari soltanto l'inizio di un lungo periodo di gioia e prosperità. Nessuno può confermare che tale profezia si sia poi realmente avverata, ma il giovane si sentì lieto e rinfrancato all'istante, come rinvigorito dall'effetto benefico del caffè. La voce si diffuse rapidamente e con essa la curiosità: ma è davvero possibile leggere il futuro dai fondi del caffè? E Rosato di rimando: è certo, è un'arte antica, come fa a non saperlo? Antica forse no, ma certo innocua. Non chiedeva certo di squarciare qualche povera bestia per indagarne le viscere. A lui bastava un caffè, una bustina di zucchero e un pizzico di ingenuità. Così, poco alla volta, iniziò a formarsi intorno al tavolino un piccolo capannello di scettici e sostenitori. Francesco, il giovanissimo figlio del signor Macario, si preoccupava della distribuzione del caffè. La signora Gemma invece assunse il compito di raccogliere le prenotazioni. In tanti infatti si lasciavano tentare, e buon Rosato non lesinava per loro parole di conforto: una giornata meravigliosa, signor, meravigliosa. E avanti un altro. Il più scettico sembrava proprio il signor Gennaro, ma lasciava fare, addolcito dall'intraprendenza del figlio e dalla curiosità. In poco tempo si diffuse anche la prassi di riconoscere al mago, stremato dallo sforzo, un piccolo onorario, ma nulla
la caffetteria reclamò per sé. Per compiere l'esperimento le istruzioni erano chiare e come di norma andavano osservate alla lettera. Non mancò caso in cui il bravo uomo, levando platealmente le braccia al cielo, si rifiutasse di esercitare la sua arte, ritenendo che le sue puntuali indicazioni fossero state disattese. Innanzitutto bisognava ordinare un bel caffè. Un tazzino ad ordinanza, niente vetro né plastica, non sia mai Dio! E neppure la tazza fredda andava già in al mago, in quanto riteneva che lo zucchero avesse bisogno di molto calore per sciogliersi per bene. Naturalmente, vabbè, ma questo ci arrivavano tutti, non si poteva utilizzare caffè d'orzo, neppure decaffeinato, che tra l'altro all'apprendista stregone neppure piaceva. A questo punto, dopo aver versato una bustina di zucchero nella tazza, prima di bere era necessario agitare la stessa con un energico movimento oscillatorio senza l'aiuto del cucchiaino. Non era richiesto altro. Si poteva soffiare a piacimento e il caffè poteva essere gustato in tutta calma. Quel che importava al mago era ciò che restava nel fondo della tazzina e le varie figurazioni che lo zucchero decomponeva. Quando il rito si concludeva, iniziava lui. Ecco, vede? È la posizione del granchio, questo è un ottimo segno. E chi non sarebbe stato contento per sapere che la fortuna lo stava per agganciare con le sue chele? Il tavolino in fondo al locale divenne una sorta di scalcinato ufficio dove si riceveva pressoché ad ogni ora. E quando qualche giovinetta aveva bisogno di parlare con il mago con maggiore riservatezza, per qualche questione più delicata, ancora una volta era Francesco, 9 anni da poco compiuti, ad occuparsi di tenere lontano dai due i curiosi e gli indiscreti. Rosato iniziò presto a scalare tutti i gradini della gerarchia sociale. Dopo appena una settimana era già dottore e in neppure 20 giorni aveva attinto il titolo definitivo di cavaliere. Quando però azzardò a coprire il tavolino del bar con una tovaglia scura scura cui aveva appiccicato con mala grazia un ginepraio di stelle e di pianeti, Macario gli intimò immediatamente di toglierla. È un fatto d'immagine, è un lucus, non pure ce ne andiamo a lucro, non solo lui. Rosato, vedi, non si sentiva pronto ad esportare la sua arte divinatoria in altri luoghi. La caffetteria Macario faceva parte del suo biglietto da visita e il suo pubblico si stava abituando a ritrovarselo lì, nella sua delicata penombra, dopo una lunga fila di lustici e dolciumi. Chissà se lo avrebbero servita, no, più facile che qualcuno lo sostituisse. E poi il caffè piaceva proprio a tutti, perché rischiare. Non mancarono gli emulatori, in particolare Giovanni Orsini, carrozziere da 3 generazioni, a furia di seguire con dedizione assoluta le articolate letture del maestro, si era convinto d'averne carpito ogni segreto e già meditava di mettersi in proprio. Allo scopo proponeva anche una variante che consisteva nell'aggiungere un giorno sì e un giorno no, chissà il perché, un'energica miscolata con il cucchiaino, indizio della volontà dell'esaminando. Non era nell'ortodossia, ma Rosato lasciava fare, lasciava dire, pur di recuperare un po' di propaganda a buon mercato. Venne anche il momento della verifica e fu chiamato alla bisogna un mago, il mago Oriano, un altro ciarlatano come lui, al quale fu chiesto di pronunziarsi in virtù della sua inarrivabile esperienza nelle scienze occulte o similari sulle reali capacità del cavaliere. Anzi, a dirla per com'era, sulle effettive capacità di lettura dell'aspirante scienziato, perché alla virtù predittiva del caffè tutti erano ben disposti a concedere agio. Come ogni buon cristiano, il mago Oriano si sedette e zuccherò il caffè, ma solo dopo aver avuto cura di osservare con attenzione in controluce la bustina, manco se nascondesse messa il più infido dei traditori. Quindi, ligio alle istruzioni, agitò bruscamente la tazzina e prese ad assaporare la bevanda. Era buono e questo lo sapevano già tutti, e per tal decreto non occorreva certo mago Oriano. Quest'ultimo ascoltò paziente le intuizioni del cavaliere Rosato, allora ancora ebbro per l'aroma del caffè. A lettura compiuta storse un po' il naso, aggrottò le ciglia, scavò con gli occhi il fondo della tazza e non sciolse la riserva. In fondo Rosato non commetteva alcuna irregolarità, né la sua bizzarra procedura violava alcun canone dell'arte magica, né pozioni, né formule, nulla, insomma, che fosse già stato sottoposto ad una inveterata tradizione di arcane pronunzie e relative smentite. Ci si prendeva un caffè, tutto qui, perché il resto in fondo non era che questione di interpretazioni, su cui in parte si poteva anche dissentire, già che il metodo era nuovo e con un pizzico di esperienza sarebbe stato certo più progredito, ma stroncarlo proprio no.
sarebbe servita un'autorità che il mago in corso sapeva di non avere. Cioè, le carte sono un'altra cosa, dicono più cose. Però questo sistema del caffè non era poi così male, soprattutto a prima mattina. Poi, un venerdì di novembre, Rosato inciampò e non riuscì ad alzarsi in tempo. Accanto a lui si trovava un signorotto piuttosto insistente, scostumato, un tale Salvatore Curcio, assiduo frequentatore della caffetteria e che aveva, come tanti, preso l'abitudine di farsi leggere il caffè almeno una volta a settimana. L'indovino ne avrebbe fatto anche a meno, ma certo non poteva sottrarsi. Così, quando fu il suo turno, compiuto il rito della bevitura, si soffermò a esaminare la tazzina con i prodigiosi resti. E fu forse l'antipatia che provava verso quel tipo, se non un'improvvisa sopravvalutazione delle proprie capacità divinatorie, che lo condusse all'errore. E questo non è bene, si lasciò scappare con gli occhi ancora fissi nel cuore della tazza. Salvatore sbiancò, e che significa che non è bene, che gli può succedere qualche cosa? Qui, Rosato, avrebbe fatto ancora in tempo a moderare il tiro, ma esitò e poi, sospinto da chissà quale ispirazione, soggiunse: e chi può dirlo? Certo, i segnali non sono buoni. Curcio si allontanò sconvolto, rifiutandosi perfino di pagare il caffè, oltre che il tiepido onorario del maestro. Rosato ne rise, ma quel sorriso non l'avrebbe conservato ancora a lungo. Due giorni dopo, infatti, Curcio ritornò in caffetteria esibendo un metro di gesso sulla gamba destra. Un incidente di moto, disse, e per poco sua sorella non ci stava rimettendo le penne. Già, era proprio un miracolo se era ancora viva, aggiunse, mentre guardava di sbieco verso il fondo del locale, al tavolino presso cui tante volte aveva amato accomodarsi, con uno spirito cattivo e accusatorio che sembrava volesse dire: guarda che guai che mi combinata. Certo, nessuna persona di buon senso avrebbe potuto rimproverare nulla al povero Rosato. Era colpa sua, anzi, lui gliel'aveva pure detto che doveva starsi accorto a quel cretino. Eppure il contraccolpo fu evidente e fu chiaro a tutti che qualcosa stava per cambiare. Finché trionfavano il bene e l'ottimismo, il gioco piaceva a tutti. E passi anche qualche piccolo malumore di poco conto, ma un malaugurio. E la povera sorella di Salvatore, e che c'entrava lei? Indovinare il futuro non equivale a causarlo, ma perché rischiare di intossicarsi la giornata con una lettura nefasta? Questo dovettero pensare i tanti che iniziarono a diradare i loro appuntamenti con il mago, la cui purezza era stata violata. Rosato pagava l'equivoco su cui si era alimentata la sua fama. Quando il buon senso non aiuta, appoggiarsi al nulla è il modo più sicuro per caderci. Dopo neppure una settimana, così come era comparso, il cavaliere sparito, e di lui e della sua arte non si seppe più nulla. Passarono alcuni giorni e c'è chi racconta che in uno di questi lo stesso Salvatore sia tornato in caffetteria saltando come un grillo e ridendo apertamente nella credulomeria dello scienziato e rivelando che di null'altro si era trattato se non di uno scherzo. Chissà se credere a questa storiella. A Napoli, imbrogliare chi imbroglia è uno sfizio che tutti vorrebbero farsi passare, ma prendersi la briga di farlo per davvero, quella è un'altra cosa. Certo è che in caffetteria non tutti ebbero a dolersi troppo per la repentina scomparsa dell'indovino del caffè. La ritrovata quiete era un buon ristoro, e a chi domandò al signor Macario se avesse mai dato un qualche credito alle virtù predittive di Rosato, pare che questi abbia risposto con una lenta scrollata di testa, sussurrando piano: il caffè è una cosa seria. Bravo. Al violoncello. Incontresti l'amore.
cercando di musicare questi episodi. Grazie al Corrino. Non c'è bisogno di presenza. Siamo per parlare del caffè, siamo per parlare di Pierantonio Toma, che stava per presentarmi, ma mi sembra assolutamente l'opportunità. Anche perché ti conosciamo tutti. Vorrei usare questo poco tempo che sarà occupato dal mio intervento, una parte di questo poco tempo, della poca voce che ho, della quale mi scuso, che ho una brutta voce di rinunciazza, però lo voglio usare una parte di questo tempo per rendere omaggio a Pierantonio Toma, a quale prendi. Che è una persona di fondo un genio a dir poco, dagli interessi assolutamente disparati, ricchi, articolati, che si è occupato a livello serio di ebraismo, raccontando una bellissima storia, recuperando un pezzo importante di memoria di un ebreo napoletano, che si è occupato di Renato Cacciopoli. Adesso cito solo qualcuna delle tante cose che ha fatto, e adesso questo libro, che è un libro
pensabile, possibile, plausibile solamente in questa città, non solo perché caffè di Napoli, narra il caffè di Napoli, ma perché Pier Antonio ha chiamato e 25 scrittori hanno risposto con creatività paragonabile, proporzionata alla cifra dell'impegno che Pier Antonio mette nelle cose che fa. Quindi hanno risposto con un calore in una misura, diciamo, legato al tipo di impulso che lui ha saputo dare a questo progetto. C'era la parola culturale, il trascinatore di cultura che si usava qualche tempo fa per dire appunto di persone che animano delle iniziative e le portano a compimento, suscitando entusiasmo e stimolando anche sollecitazioni, idee alle persone alle quali le chiedo. Il caffè è stato un'ottima idea, perché il caffè è un dato identitario forte, un dato di più e meglio della pizza. Un po' lo spiega anche Giulio Ferroni, il motivo, perché tanto è una materia fluida, lui dice fluido energetico, quindi simile, contiguo a una materia transeunte, non solida, ma a una materia che scorre, fa quasi pensare all'esame, e si declina in situazioni e qualità che hanno a che fare con il calore, con il fuoco, con il caldo, con cosce, le famose tre C che sono della tradizione. È un fatto identitario da difendere, lo diceva all'inizio, che era tutto, tutte le cose che fa, mette anche una connotazione, come dire, in qualche modo, non di impegno, ma di attività, cioè lui non contempla solo le cose che fa, ma invita a farle assieme e magari anche ad attivarsi a tutte le cose. E per esempio, in questa dimensione, una cosa come il caffè si avvicina appunto a quello che diceva quando ha introdotto questo incontro, alla difesa di un'identità attaccata da più parti, come quella napoletana, e a una dimensione a noi cara e importante anche produttivamente nella nostra industria agroalimentare. Abbiamo letto l'altro ieri dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea a utilizzare per la mozzarella e i risultati del latte il latte in polvere, cosa che ha giustamente irritato invece produttori di mozzarella top, che rivendicano la freschezza, l'uso del latte fresco con una caratteristica di una qualità unica. E quindi il caffè come la mozzarella, come il cibo in generale, ciò che si assume, il caffè si piglia, sentivamo adesso nella canzone. E questo verbo pigliare è molto bello e forte, perché è come una fattura d'amore, come una cosa che si, appunto, si assume per tenerla dentro di sé. E il cibo però, il modo in cui i vari racconti qui alludono alla bevanda cibo, non ha qui una connotazione alla moda, come ci viene suggerito da tante sollecitazioni legate all'alimentarsi, che oggi sono molto in voga, come, che ne so, i vari cuochi, chef più o meno stellati, o anche come la dimensione alla Carlin Petrini. No, il cibo è identità, qui dalle parti nostre, e le bevande, e una bevanda come il caffè, un fatto identitario, in modo diverso. A Napoli ognuno ha il suo caffè, non ci sono due persone che prendono il caffè allo stesso modo, c'è chi lo prende la mano, chi zuccherato, chi corretto, chi lungo, chi corto, e già questo adombra tante declinazioni possibili dell'essere napoletano. Ecco perché il caffè si presta bene a raccontare proprio questa cosa, l'identità. I racconti, quindi, i 25 racconti, fanno questo lavoro molto bene, ciascuno a suo modo. Abbiamo sentito già riferimenti ai racconti di Maurizio, a quello di Pino, a quello di Marosia Castaldi, ad altri, al bellissimo racconto che ha letto Rosaria, e qui si farebbe poi torto, diciamo, a citarne uno ignorando gli altri, perché i racconti qui veramente mettono assieme una ricchezza non solo toponomastica, di luoghi, non solo questo
alfabeto, questa mappa del caffè, ma anche ricostruiscono situazioni. Maurizio, per esempio, da par suo lo fa ricostruendo una piccola macchina perfetta, come lui sa fare, di giallo, che appunto, come diceva, come ha detto bene Pasquale, li terrà fino all'ultimo sospesi, perché non saprete, solo alla fine si svelerà, andrete subito a leggerlo, così come leggerete subito quello di Pino l'Imperatore, in cui c'è questo orientatore a sua insaputa, che è un altro personaggio delizioso. Ma io ho apprezzato anche molto, per esempio, il racconto di Lore Giancasco, che racconta di un caffè, il Bar San Giuliano, che era in piazza Notario d'Oro, perché ho ritrovato in quel racconto la dimensione del caffè trattino luogo di aggregazione, come si diceva negli anni 70, cioè era il posto dove i ragazzi del Vogliere andavano e si incontravano, si facevano acchiappanze ma anche riunioni politiche, e tutto era allineato sullo stesso piano, in questo modo di vivere la vita a Napoli che incrociava più che altrove fattori pubblici con fattori privati, e celebrava il tutto, appunto, magari bevendo insieme un caffè. E quindi racconti vari, diversi, anche di forme che evocano luoghi o anche ricordi, come per esempio quello di Raffaele Messina, che si inventa anche una possibilità di bevanda che è quasi una fattura, che è quasi un filtro, anche qui non vi posso svelare, perché dovete andarvelo a leggere. E poi c'è il giallo che finisce male, che racconta Angelo Petrella, e c'è anche il racconto dell'editore narratore, altra figura che è possibile solo a Napoli, direi, che è Nando Vitale, che racconta il San Domingo di Viale Campi Flegrei. Insomma, i racconti squadernano una ricchezza di situazioni, di stimoli e di spunti che conducono sempre alla solita domanda, con la quale io adesso chiudo, che sarà una domanda che siamo stati chiesti di porci, di formulare, ma si riproduce ogni volta che c'è il fatto letterario che mette assieme tanti scrittori di, da e su Napoli. Come mai qui più che altrove? Come mai c'è qui più che una specialità, una vitalità espressiva, creativa, che prende la via della narrazione filmica, teatrale, ma soprattutto letteraria? E cos'è? Quale è l'alchimia segreta? E che cosa nell'aria, nell'acqua, nella terra, nel fuoco, che cosa si annida quella specialità, quella dimensione o connotazione particolare che fa i nomi qui e non altrove, si creino tante espressioni artistiche. E allora io avvargo un'ipotesi, che questa è la nostra ultima speranza, e la letteratura e la creatività della nostra zattera, alla quale ci aggrappiamo, facciamo bene a tenerci ben stretti, e quindi a tenerci stretti e cavi i nostri scrittori e i nostri artisti, perché ben più che la dimensione pubblica, anzi, a fronte di una dimensione pubblica dalla quale Napoli è completamente sparita, è stata cancellata o dimenticata o definitivamente dichiarata, diciamo, out, così come la vecchia, ricordate, you remember, questione meridionale ormai cancellata, non c'è più nulla di tutto questo. Perché i personaggi pubblici, più che personaggi, sono macchiette, assumono anche nella rappresentazione mediatica che se ne fa, ma in buona misura anche delle loro responsabilità, le connotazioni di personaggi masanelleschi o porcinelleschi, sono comici più dei comici che li imitano a volte. Allora forse il segreto è questo, poiché la realtà qui più che altrove sfida e supera l'immaginazione, qui più che altrove ci sono persone disposte a correre il rischio, accettare la sfida e a inventare tutto quello che è possibile, perché comunque allora non ci resta che scrivere. La bellezza ci salverà, non ci salverà forse la letteratura, finché c'è un'entità che scrive un libro, forse non è persa del tutto. Soltanto due parole su Maurizio Di Giovanni, che sono 7 della serie Sportivo, che 14 racconti.
e domani pomeriggio alle 18 alla libreria non ci sto, in via Cimarosa 20 al Vomero, una libreria assembleare popolare, lui presenta l'ultimo romanzo, cioè il decimo romanzo di Luigi Ricciardi, Anime di vetro. Maurizio. Grazie a Antonio, c'è l'arrotondamento, in realtà è l'ottavo, diciamo, uguale, però uno era lungo, quindi va bene, è uguale. Sì, alle 19, peraltro, questa presentazione, non ci sto, io sarò felicissimo di salutare e di venire a trovarci. No, io facevo una riflessione ascoltando Titti, e sarò brevissimo, naturalmente. Il caffè. Perché poi alla fine il caffè, cioè da noi si chiamano bar, non si chiamano caffè, si chiamano caffè al nord o altrove, dove peraltro il caffè fa schifo. Io credo che ci sia una qualche forma di legame semantico su questa cosa, cioè il chiamare caffè un posto dove si beve sostanzialmente tutt'altro, perché quel caffè non è bevutissimo altrove quanto è bevuto qui, per ragioni ovvie di gusto, perché io non ho capito per quale arcano motivo altrove il caffè, ma già sarebbe, non è che si debba andare molto lontano, debba essere qualcosa di disgustoso. Lo fanno apposta, io credo, e le persone che lo bevono credo si feriscano da questo punto di vista e abbreviano forzatamente la permanenza, perché se io devo bere una cosa che fa schifo, non so secondo quale regola del masochismo, chiaramente faccio presto. Mi piglio questa medicina il più velocemente possibile e scappo. Da noi invece il caffè, ringraziando il cielo, prevede una permanenza maggiore. Dice va bene, l'attore dice bene tutti, noi il caffè non lo beviamo, ce lo prendiamo. È un concetto differente. Prendere è prendersi una pausa, prendere è prendersi del tempo. Prendere e prendersi il tempo per se stessi. Quando noi prendiamo un caffè, svolgiamo un atto di meraviglioso, breve, intensissimo egoismo. Cioè noi non ci prendiamo il caffè perché ce l'ammavigliamo, noi ci prendiamo il caffè perché scegliamo di prenderci. Quindi prendiamo una pausa di un minuto, due minuti, tre minuti, cinque, nell'ambito del tempo che facciamo, correndo da una parte all'altra, magari avendo fatto già tardi, ma ci fermiamo lo stesso per un attimo, ci prendiamo un caffè, ci prendiamo una brevissima pausa, perché ce lo prendiamo per conto nostro, cioè noi scegliamo di prenderci del tempo. Tu fa che? Perché poi non è che il caffè è stato provato svegli più di tanto, non è che il caffè abbia una funzione, no, il caffè dice, io ho letto più di un saggio su questo, il caffè praticamente, scientificamente, non porta più sveglia di quanto può prendere un bicchiere d'acqua. Cioè il caffè non ci sveglia in realtà, però vale sia che molti, come il sottoscritto, può prendere il caffè all'una di notte e all'1:05 russare tranquillamente a bocca spalancata come accade. Il caffè non sveglia, perché la quantità di caffeina contenuta nel caffè è assolutamente rilevante dal punto di vista dell'effetto sul sistema nervoso. Bisognerebbe prendersi cucume intere di caffè per poter avere una qualche forma di... Quindi non vi atteggiate dicendo non ho il caffè, non me lo posso prendere dopo le 7 di sera, non farò più. Non è vero, è un fatto psicologico. È un fatto psicologico. Il caffè si può prendere tranquillamente pure alle 2 di notte, così come è psicologico il fatto di non sentirsi svegli finché non si prende il caffè la mattina. È una cosa assolutamente vera. C'è un dibattito in campo questa cosa. Un momento di pausa individuale. Cioè il caffè va preso e si deve riflettere sul caffè che si vede. Il bar quindi diventa un luogo deputato. Io ho assistito con gli occhi miei a un barista a via Monti di Dio, il quale a una signora che beveva un bicchiere d'acqua dopo aver bevuto il caffè ha detto: signore, il caffè non lo pagate, abbiate pazienza, qua non tornate più. La signora ha detto: perché, scusate,
è un palestramento perché i clienti possono credere che voi il caffè fa tanto schifo che vi dovete prendere l'acqua addosso per cancellare il sapore del caffè. Concetto peraltro, non credo che sarebbe un concetto condiviso in gran parte dei bar orientati al punto economico, che ci sono altrove, quelli gestiti dai commessi, ma il proprietario barra barista di quel bar aveva le sue ragioni. Il caffè è qualcosa che deve poi rimanere, è una memoria, è crustiato il caffè. Cioè come la Maddalena, così il caffè deve rimanere nella memoria. Allora perché a me piacque tantissimo quando Pier Antonio ebbe l'idea di questo volume, il quale volume è impreziosito. Ha detto che No. Volume impreziosito peraltro sia dalla presenza del CD con la canzone di Lino che dall'assenza della fotografia di Davide Borgata. Sono due elementi che migliorano il valore di questo volume, non di poco. E di una bellissima idea, secondo me, Pier Antonio, e avremo poi noi di partecipare, perché il caffè è un modo di guardare questa città, è una prospettiva. Noi siamo polifonici, noi siamo diversi l'uno dall'altro, proprio come popolo e quindi come scrittori. Non esiste e non esisterà mai una scuola napoletana di scrittura. Può esistere qualcuno che cerca di imitare qualcun altro, ma non vale la pena, perché è meglio avere un'idea propria, perché le idee sono tantissime. Ringraziando il cielo, questa città c'ha di bello questo, il fatto che abbia una implicita polifonia. Noi siamo individui, il che genera un modo di vivere socialmente quasi impossibile, perché ognuno fa i fatti suoi, ma una bellezza di accesso all'arte, sia essa la musica, sia la letteratura, sia qualsiasi altra arte, che è assolutamente originale. Noi siamo tanti e ognuno ha la sua voce. Questo non succede altrove, credetemi. Altrove si assomigliano un po' tutti. Io penso al giallo nordico, no? Sono di nazioni diverse addirittura. Ci sono svedesi, norvegesi, finlandesi, eppure sono tutti quanti uguali. Perché questo? Perché è un effetto forte di omologazione derivante da un clima veramente terribile. Qui invece noi passiamo la maggior parte dell'anno in mezzo alla strada. Questa è una città in cui è possibile vivere 10 mesi all'anno barra 11 in mezzo alla strada. Cioè non è un posto questo dove è difficile stare fuori, al limite è difficile stare dentro. Dal sole ci si deve riparare, altrove il sole va ricercato. Quindi il caffè è un modo bellissimo di analizzare anche l'ipotesi di crearci un'idea di questa città, idea che poi verrà cambiata dalla prossima teologia che sicuramente sarà inventata per la se vogliamo ascoltare la seconda volta questa canzone. Io ringrazio intanto Pasquale Salvatore. No, perché non c'è tempo, volevo leggere il tuo, ma non c'è tempo. Quello di Mastroianni. No, lo voglio dire perché insomma meritava anche quello, ma purtroppo. Chiedo scusa, Rosi, non abbiamo molto fatto per tardi. Grazie Pasquale Salvatore, grazie a Titti Marrone, grazie a Maurizio Giovanni, grazie a Rosario Di Cicco, grazie a tutti voi, grazie agli autori di questo libro. Lino, a te. Sì.
figlio, se c'è da un poco pensiero, è tutto come ieri, e lo guardo sul balcone, un po' di errore, è un rito e un vangelo, questo è la va bene, vedremo allora. Grazie, grazie.